Grazie per supportare il nostro canale. Melissa Satta è luminosa a Venezia 78. Sul tappeto rosso sfila come una bellissima dea, indossa un abito di paillettes firmato da Stella McCartney. In occasione della premiere cinematografica del film America Latina fa passerella col vestito color prugna con il colletto Dolce Vita e le maniche lunghe. Taglio sartoriale a tubino, spacco laterale all'altezza della coscia sinistra e, a sorpresa, scollo posteriore, la schiena è nuda. L'ex velina 35enne ha un make-up deciso curato da Manuele Mameli, i capelli sono raccolti in un delicato chignon sulla nuca. Raggiante si lascia fotografare. È entusiasta, condurrà un nuovo programma su Rai 2. La Satta, nuovo volto di Sky Sport, non si limita alla pay TV, torna anche sui canali in chiaro. L'annuncio arriva sul social. Oggi sono qui a Venezia non solo per fare un bellissimo red carpet, ma anche per presentare il nuovo programma che condurrò su Rai 2, Missione Beauty. Ci saranno con me dei giudici pazzeschi, sarà un talent in versione diversa. Presto vi dirò qualcosa di nuovo. Svela Melissa, che accanto a lei avrà proprio il suo make-up artist Manuele Mameli, il fotografo Guido Taroni e non solo. La showgirl è carica, si gode il momento magico, la ritrovata serenità in amore. Grazie al nuovo fidanzato Mattia Rivetti, e progetti entusiasmanti sul piccolo schermo, dove in questa stagione torna protagonista.